Speriamo che questi manicomi li levano, così uno sta più libero. È una vergogna questi manicomi, è una vergogna per l'Italia. Noi stiamo qua, voi state da là, no. Ma è una vergogna sia per voi che per noi. Erano due o tre giorni che non stavo dentro quella quale, gridavo, urlavo, mi hanno lasciato perdere. Quando, come si sa, in questo posto si entra, non si sa quando si esce. Però non dipende da loro. Io che giro gli OPG, allora. In quali sei stato? Sono 10 anni. Sono stato a Montelupo, a San Trefamo, che allora era aperto, poi sono stato a Castiglione. Quella era meglio. Castiglione, Barcellona e qua. Qua ho fatto l'ultima tappa. E sono 4 anni che sto qua. Quando era aperta la steccata, dopo prima dell'area verde, cioè di fronte, io non mi si riconosceva, ero terribile, aggredivo il personale, poi succedevano cose un po', c'era una situazione che i bagni erano sporchi proprio, cioè non potevi neanche entrare là, e le celle poi non vi dico come erano. Poi ogni giorno era un bordello. Qua non funziona niente, ci sono le guardie che picchiano i ricoverati, approfittano, manca tutto. Se potete aiutarci a sgombrare da questo posto, perché io personalmente non ce la faccio più. Con questo è tutto. Durante la giornata almeno su 170, ma 100 girano, cioè sono impegnati. Un gruppo viene portato all'area verde, un gruppo fa attività teatrale, un gruppo fa scuola, un gruppo fa informatico. E negli ultimi tempi abbiamo anche degli internati che fanno, ci sono dei progetti PTRA, significa progetti terapeutici all'interno dell'istituto. Ho notato che negli ultimi anni l'età media anagrafica degli internati si è abbassata. Magari alla fine degli anni 80 o all'inizio degli anni 90 internati che transitavano in queste strutture erano di un'età molto più, andiamo sulla quarantina. Oggi invece abbiamo molti ragazzi, molti giovani che appena hanno 20 anni, dai 20 ai 30 ce ne abbiamo un po'. Verso le 9 vengono chiusi nelle celle, e quindi per dargli diciamo, i psicofarmaci, a parte la terapia la fanno alle 8, però ci stanno pure quelli che comunque hanno bisogno delle 10 alle 11 di sera di farsi la terapia. E quando si va a fare la terapia a queste persone bisogna aprire la cella, bisogna stare attenti, perché l'anno scorso, proprio per essere superficiali, due stavano scappando, hanno dato una bastonata a un agente ai ginocchi.
e poi se ne sono scappato in area verde dove siamo andati noi. Questo è successo al reparto nuovo, alla staccata. E uno di questi sta ancora qua, l'altro è andato via, poi è morto. È morto dopo un anno perché ha fatto la protesta per l'astensione da vita, non ha voluto sciopero della fame, e poi è morto. Però non qua, è stato un altro sito.